che per carità, Morire prima delle prove è un bellissimo titolo, però. No. Ma tu hai scelto di andare a fare le prove, hai scelto di avere un gruppo, e adesso vai a fanculo. Vuoi fare il giovane? Ma sì, ma non c'è. Tu vedi che non hai più i vent'anni, i dolci vent'anni che avevamo quando la vita ci rorava. No, vent'anni erano i nostri, era la merda. Raga, cioè i nostri vent'anni non è come i vostri vent'anni. Noi eravamo la merda. Questo. Io ancora. Cioè adesso sto riprendendomi ora dai miei vent'anni, raga. Vabbè, comunque stasera ho le prove. Devo ancora prendere la medicina per la gola, perché. E niente. Un amico che fa un botto di medicina per la gola. Sì, eh. Sì. Cos'è questo? Non si è visto, no, dai, non se l'ha visto da fuori camera. Ok. Vabbè, dai, cominciamo. No, la zeppola. Cacchio. Non è mica. La zeppola mi dà fastidio perché mi ricorda. Senti un po'. Bello capellino. Ehi, navecine! Sissi Riot! Circa! Hero Heroin! Sigla! A tutti voi dagli Arcade Boys! Io sono Fada MC! Sono Fada Rap dal 96! E tu chi cazzo sei? Wow! Bravo, propsa! Yo! Fada avesse solo magliette Arcade Boys! Ma che bella cosa! Coppaccia. Questa qua secondo me se la vede Nitro la vuole, perché sì, è arcorissima. Allora Nitro, se la vuoi scrivimi che te la mando. Te la regaliamo a te. XXX. No, non è dimagrito lui. Se volete. Più mago di me adesso. Io sto inquartandomi. Più mago di te. È più mago di te, raga. Quello lancia delle spell potentissime. Sì, se volete la maglietta mi scrivete qua sotto, l'indirizzo è arcadeboysofficial@gmail.com. Ci mettiamo d'accordo per spedirla. Costano 10 euro più le spedizioni. Abbiamo calato il prezzo della maglia in sé perché la spedizione è la. A proposito di calare, andiamo a vedere Nitro cosa ha fatto. Anche allora, 24esimo su tendenze, ottimo, con 255.000 visite, speravo un po' di più. Colors, che cos'è Colors? Passport 2 e Lucifero. Il canale Colors è un canale molto rinomato che sta presentando un sacco di gente alternativa. Alternativi, tutti uguali. Con la differenza da i classici flow che si sentono in giro della trap, del rap. Infatti si potete trovare un sacco di roba jazz, un sacco di roba R&B, nuova scuola R&B, questa nuova wave R&B che sta uscendo un po' come i nostri Cinema Trap Madame, R&B, sì, Yam. Yam, questa gente un po' che stiamo cercando anche di tirar fuori. Infatti è un canale che seguiamo spesso perché si avvicina ai nostri spesso ma malvolentieri. Malvolentieri perché a un certo punto appare Nitro. No, vabbè, che però lui infatti non è tanto R&B, trappone, tasta pubblicità da yogurt. Curioso di sapere che cacchio ha fatto. Sai che lui ogni tanto mette dentro quel mezzo soul, mezzo grattato. E il Post Malone italiano? Sì, Nitro, Passport 1, Lucifero, vai. Sono il diavolo. Sai che lui è il diavolo. Parla della Tech Night. Puoi parlare tra di che è vestito come Tommy Cutty? La mia camicia là, vedo un po' di guerra. Arrivo ora però ok, ma non farei più strano che non stai giù. From Italy. From Italy. Come ti distrai quando sai che non stai bene? Bene, sto roba, oh. Sto quanto tacere, ok. Mi mira sicura e dura. Il cielo per me è troppo piccolo. Io vorrei essere non ho bisogno di urlare. Ecco, quando canta così è molto figo perché c'ha un bel timbro. Perché è grattato, non ha range ma è grattato. L'unico schiavo diventare libero. Ah, però sta, è una sfumatura sporca figa, Tutti che tizia ferro, Cani randagi col nuovo collare. Questione di equilibrio, male bene, tra i miei vuoti si riempiono. Dio di Dio, se ne voglio uno mio, che è il suo volere. Perché ha fatto la cucina? Meglio di te, troppo difficile credere che alla fine di tutto saremo tutti più uguali. Voglio sovvertire le regole, ora so capire il mio demone. Andiamo al prossimo pezzo? Tu credo che sia non ho bisogno di un re. C'era un... c'è la corretta. Guarderanno in alto se precipi. Aspettando anche il disco di Salmo, che è amichetto suo, sì, voglio mettergli a confronto perché sto pezzo è una bomba di Nitro. Sì. Tante frasi, sai, un attimo buttate lì, però ci infila tanti spunti di riflessioni fighi dentro. Sai che lui è complottista come noi, sono ci d'accordo. Sta. Infatti ho trovato tanta roba bella. Bello, bello. Cosa vuoi allora criticarli? Il completo, ma evidentemente l'avevamo pagato per metterlo. Io ho un paio di cose, nel senso, il pezzo, adesso a parte la trasmissione, comunque è questo. Rispetto alla wave del programma tu dici c'entra poco, però non forse, fatto male. Però forse apposta per quello. Aspezzato. Perché credo che lo sia inglese sta roba, mi sembra più penso inglese tedesco, che americano. Raga, dovrebbe essere tedesco, non ma so. Ma scusi, i tedeschi, ma se era pieno di comunque sono biondi i tedeschi. Personalmente
credo che ci sono alcune cose molto molto belle, anche che lui stia sperimentando con la voce, figo, eh sì, almeno si distacca, sì. E delle cose che non sono adatte alla sua voce. Vabbè, però sai, dove non c'è il range, come ti dico prima, mette il grattatino, però dice qua ci vuole questo, siccome non posso semplicemente con due coriste. Certo, ma anche, me lo faccio anche a volte io. Dove magari pian piano si sente la stonatura non corretta, è bello perché è, live, è sporco, sì, e è real. Però alcune cose le hanno corrette, quindi a quel punto io dico, in che senso le hanno corrette? Alcune cose sono state corrette con l'autotune, con col Melodyne, si sono sentiti alcune sfumature, e quindi o lo fai tutto o ne fai soltanto uno, oppure vuol dire che in fase di produzione al ragazzo che ha poi fatto il master o comunque del pezzo le è piaciuto, gli è piaciuto quella sfumatura sbagliata e l'ha tenuta, che sì. Non è sbagliato, è una sperimentazione molto interessante, e per quanto io sia sempre pronto a criticare Nitro per quello che fa. Ma perché sei sempre pronto a criticare Nitro? Perché lo sai che a me Nitro, perché vogliamo di più da chi può dare di più, capito? Perché io so che lui è forte. Non è che ti metti a rompere il cazzo da DPG per i testi. No, DPG non gli dico più cazzo. Io DPG ormai non dico più cazzo, dico solo se fanno una cosa che mi piace e dico è bella. Però non è che vada di minchia, è il mio disco preferito. Nitro invece, che è uno che io so, lo seguiamo spesso, non è uno dei miei preferiti come ti dico sempre, però è uno che so che da tanto, è uno che ha una knowledge della madonna a livello di rap, ha fatto le battle, ha fatto i palchi e da piccolino è andato su a Milano e sì, si è preso una sua fetta. Il fatto che lui stia sperimentando così, raga, spettacolare. Distaccarsi da una scena che ormai si è omologata e si fanno bocchini a vicenda. Sì. Copiandosi flow, sucandosi proprio il flow uno all'altro, per poi dire io sono meglio di te, faccio meglio di te. Comunque sono cose che faceva già anche nei pezzi vecchi, un accenno del pezzo in inglese, il pezzo un po' cantato. Sì. Adesso molto di più, ma ci sta perché sennò poi diventa sempre la stessa roba. È figo perché almeno il Nitro in tanti pezzi mette appunto, ripeto, l'importanza dei testi. Il rap principalmente è usare le parole, quindi conoscere tante parole, avere vocabolario. Si vede che Nitro è un ragazzo che studia, che legge, che si informa, che non solo romanzi ma anche cultura popolare, approfondimento di certe tematiche che gli interessano, quindi dà spunti di riflessione. È figo, ripeto, ci sta, è uno dei pezzi di Nitro che mi piace. Tanti mi chiedono, ma qual è il tuo rapper preferito? No, io ho canzoni preferite, diciamo che mi piace il genere rap, sì, genere punk, ma non ho gruppi preferiti, perché non mi può piacere tutto di un artista. Certo. Diciamo che ho canzoni preferite di un genere, perché sennò poi si diventa, oh mio Dio, il mio idolo, e non va trattata da idola certo, la gente, sennò poi gli rovini la vita agli idoli. Sì, anzi, certo, se volete avere un idolo, ragazzi, sceglietevelo già morto, così non vi deluderà e non gli rovinate la vita. Ritorno sempre al discorso che abbiamo fatto all'inizio, quando parlavamo appunto di Nitro, quando abbiamo fatto il disco, che personalmente sono tematiche che io ho già sentito da anni, come noi abbiamo una certa età e sono tematiche... Ma c'era questa nel disco? No, questa è una roba ex novo. E qua ha dimostrato che, come abbiamo visto al Games Week quest'anno, che sa cantare. A differenza di altri. A differenza di altri. Ma è uno che viene da un'idea di rap hip hop vecchia, quindi... Certo. E niente, raga, vi salutiamo. Ciao. Nitro, non ci denunciare per questo. Non ci ha mai denunciato Nitro. Però giravo la voce. Dai, ma manca. Vabbè, era per scrivere nei tag. Nitro, comunque, adesso, seriamente. Comprati una magliettina. Ma gli ha regalo, che gliela fai comprare? Ma ci dai i soldi lui? Ma lasciagli stare. Più di me. Dai. Sono sicuro. Satira. Ciao, Nitro. Salutami i tuoi amici. Ciao. Raga, che male la testa, influenza, chiamate aperto. Buongiorno, adesso è giorno di pioggia. Buongiorno. Chi è lei? Io sono il dottore che lei chiama Ale. Bafanguli, a dottore della Cina cinese. Come si chiama? Bafanguli. Bafanguli? Bavangura, mamma te, abba agome bambù, fan come fan. Aspetta, si sieda. Abbondo, mi sono scommesso. Sono dottore cinese, anche te lei c'è del cinese? Sì. Bavanguli, abba agome bambù, fan come fanciulla di Giada, gu uguale come italiano gu. Gu.
lì come si dice? Lei è come l'Eces, il frutto dell'Eces, il buono. Quindi lei è il dottor Bafanguli. Bafanguli. Bafanguli a lei, non a me. No, Bafanguli no, ma Bafanguli a mamma da. A mamma. Allora, mamma da cognome o proprio un... No, proprio la sua mamma da. Ah, molto letterale, l'ha capito, l'ha capito. Allora lei adesso stava male. Io non sto molto bene oggi, c'ho un po' di raffreddore, io dovremmo fare anche la reaction. Ma lei dove è male, il deplacito? La gola, cioè sono siete un po' gonfie, c'è cioè, il naso sempre sporco, ah, ti vanno a fiare. Poi del corpo, muscoli, ossa. No, sì, quando starnutisco, minchia, c'ho quel... Allora io faccio medicina cinese di puntura di ago. No, io ho dei gravi problemi con le punture, scusa. Ah, puntura di ago. Ah, l'agopuntura. Ah no, agopuntura è puntura di ago. Allora io fungo di ago. No, ma a parte che non mi sembra nemmeno una siringa, sono due bacchette, cos'è sta roba? No, sembra bacchetta cinese, è puntura. Si aprono anche come delle bacchette cinesi. Ma quella è proprio da sterile anche. Cioè, puntura di ago, funziona? Oh, faccio anche a volto io, se serve la ragazzina che va con marocchino. Allora, ad esempio, tu adesso hai detto che è male un po' dappertutto. Un po' dappertutto. A con puntura di ago. Ah! Dov'è male ora? E qua adesso? Avrete il grande miglioramento, tu male solo un punto. Ma vaffanculi, ma che cazzo... Dimmi. Stupido io. Io comincerei con questa reaction. Ma fanculi, lei vuole rimane con me o se la fa un Allora io mentre finisco la terapia a te puoi continuare il tuo lavoro. Va bene, mi dà una mano anche. Certo, io sono qua per aiutarle appunto. Grazie. Ah, Bafanguli. Al mio tre cominciamo.